Cominciamo questa ultima sessione del seminario di Ascona e ho il piacere di presentare i prossimi relatori che sono Cinzia Carrus e Nicola Marongiu. Allora li abbiamo visti aggirarsi in queste giornate sia con la macchina fotografica che con le riprese. E naturalmente siamo molto grati a loro perché poi alla fine realizzeranno, diciamo, una documentazione importante su questo seminario che ha visto veramente delle relazioni veramente incisive e importanti. Quello che ci presenteranno questa mattina è una relazione denominata La rosa e il cubo. Giuseppe Bosic nell'arte oltre l'arte. Quindi avremo modo stamattina di conoscere, diciamo, un artista, per la verità un artista abbastanza noto, ma che comunque attraverso le loro relazioni e i loro video capiremo lo spessore di Giuseppe Bosic. E io ho conosciuto Cinzia e Nicola guardando alcuni lavori che loro avevano fatto nella loro terra, che è la Sardegna, di valorizzazione, diciamo, culturale di artisti e di tradizioni legate alla terra sarda. E sono certo che la loro professionalità, diciamo, e il loro sentire consentirà di fare molte cose anche in futuro in queste direzioni. Però ho anche isolato una loro presentazione che vorrei condividere con voi. Cinzia e Nicola sono registi documentaristi e condividono una serie di esperimenti nell'ambito dell'arte visuale come non luogo, negli spazi di intersezione, confine tra culture, simboli, indagini antropologiche e storiche, toccando temi ricorrenti come il rapporto tra l'umano e l'animale, l'antropocentrismo, l'impatto delle nuove tecnologie scoperte nell'approccio dell'uomo verso altro da sé e nell'evoluzione della spiritualità e delle religioni. E la loro presentazione di questa mattina è fatta in quattro momenti molto condensati e molto rapidi nei tempi assegnati. Prima di tutto ci sarà un trailer, un documentario, La rosa e il cubo, poi i loro due brevi interventi, prima quello di Nicola Marongiu e poi quella di Cinzia Carrus, e poi alla fine ci sarà un contributo video di Flaminia Fanari e Paolo Sirena. Quindi direi che possiamo senz'altro cominciare. Il primo silenzio è quello dell'ignoranza, il secondo silenzio è quello della consapevolezza, e quindi in questo silenzio c'è tutto, insomma, c'è tutto il processo. Io ho scritto proprio una piccola frase che forse avrete letto in qualche mia testimonianza: inquieto, ma giro, entro me stesso cercando l'uscita. E quindi questo era il mio progetto di vita. Tutto lì. Tutti i miei figli, che sono le mie opere nei vari ambiti, l'incisione, la scultura, la ceramica, ovviamente il disegno, perché è alla base di tutto il mio fare. Sono temi, tematiche, modi, tecniche che
che ho frequentato e quindi sono tutti figli miei. Ovviamente tutte queste attività si sono intercalate con altre che hanno riempito la mia vita, anche di ricercatore in ambiti iniziatici, esoterici, dove ho dedicato molto tempo alla ricerca e quindi ne posso testimoniare. Nel 1721 era stata costituita a Londra la Gran Loggia, che raccoglieva le prime logge massoniche londinesi, e i landmarks furono scritti da un prete di allora, un prete anglicano che si chiamava James Anderson. E a proposito di questo nome, la loggia di cui io fui venerabile a Milano era intitolata James Anderson. Mia prima esibizione avvenne a Trieste nel 1963. Questo è il mio primo passo e poi dopo quello ne ho fatti tanti altri. I frutti quelli sarebbero dei fiori con un occhio effettivamente, ma è l'aspetto epifanico della manifestazione visibile che però allude a una capacità di visione, mentre altra cosa è il vedere con gli occhi, altra cosa è avere la coscienza, come posso dire, della pineale, del terzo occhio che consente la visione. Quindi una visione a tutto tondo, anche dell'invisibile agli occhi naturali, all'aspetto percettivo sensoriale dell'apparato visivo. E quindi via via, in corso d'opera, si matura questo. Con tutte le altre, diciamo, partecipazioni, insomma, che sono state comunque un percorso che mi ha dato tantissimo, effettivamente. Io non nego nulla di tutto quello che ho fatto. Ovviamente nel momento in cui lo facevo, quello era l'attimo presente di quel momento e l'ho vivificato andando avanti, insomma, proseguendo. È evidente che bisogna andare avanti, non bisogna guardare dietro, perché sennò c'è il rischio della pietrificazione. Quindi l'aspetto, diciamo, della tradizione che evolve è il senso proprio che è dato dall'assioma ermetico del sapere, volere, osare, perché l'aspetto osare è destabilizzante rispetto all'aspetto conservativo, quindi bisogna procedere, andare avanti. Anche qui il tema è alchemico, raccoglitrice spagirica. Vedete come questa figura si inchina per raccogliere i fiori, che poi saranno distillati, saranno oggetto di lavorazione. E c'è questa mano benedicente, perché poi la lumaca, che è una sorta di connessione alla parte mentale, in questo caso è illuminata, quindi è una nuova forza di ideazione, non è l'ideazione
compromessa. Anche qui c'è l'allusione a una piccola scala che deve essere salita, cioè bisogna elevarsi sostanzialmente e non rimanere solo sul piano orizzontale, che è pure importante perché bisogna pur basarsi sulle cose concrete, ma bisogna anche evolvere e questa evoluzione apre orizzonti, offre prospettive nuove per la coscienza. L'amore è il divino in ognuno di noi e ognuno di noi spesso depistato dalle abitudini, dai solchi tracciati, dai falsi scopi, dai sistemi automatici o semiautomatici, si fa prendere da questi tranelli. In realtà la personalità non è il fine, è il mezzo per operare una trasmutazione prima e una trasfigurazione dopo. L'eternità, secondo un'intuizione che ho avuto, non è un lungo periodo di tempo o anche un tempo non definibile con i parametri, diciamo, dei cicli, ma è proprio la capacità di ubicarsi nell'attimo presente. Quella è l'eternità, perché quell'eternità ti mette al di fuori del tempo e dello spazio, cioè del cronotopo. Quindi noi possiamo essere nel tempo, nel mondo, ma non del mondo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto rivolgo un caloroso ringraziamento alla Società Teosofica Italiana e al Presidente Antonio Girardi per averci invitato a tenere questa relazione al Seminario Teosofico Internazionale di Ascona. Per noi è veramente un grande onore. Il mio primo incontro con Giuseppe Bosic avvenne nel 2011 nel centro storico di Oristano, dove aveva un atelier aperto al pubblico. Ricordo che entrai con mia madre e mentre lei guardava le opere appese alle pareti, io, molto incuriosito, gli posi delle domande relative ai soggetti che lui dipingeva. In quell'occasione mi parlò di identità e relazione, mostrandomi i tessuti d'umanità iridescenti, e mi salutò facendomi dono di un opuscolo che ancora conservo e che vi mostro. Abbiamo anche la slide. I tessuti d'umanità iridescenti sono l'opera che si trova a sinistra, sui quali non mi dilungo, però sono un'allusione a quello che per me è il concetto di unità, di entanglement e anche di composizione settenaria dell'uomo. Gli incontri con Giuseppe si sono poi resi più frequenti in coincidenza con le attività di reportage videofotografici che io e Cinzia realizzavamo per documentare sia eventi culturali talvolta da noi stessi organizzati, che attività spesso pionieristiche di gruppi di artisti locali. Anni dopo, insieme a Cinzia, ho fondato Uber Pictures, casa di produzione di documentari,
che ha come proposito quello di accompagnare lo spettatore oltre la rappresentazione e di consentire una connessione con il mondo degli archetipi. È il lavoro che abbiamo realizzato con Giuseppe e tra i primi in questo senso. Il documentario intitolato La Rosa e il Cubo si pone in quest'ottica e la diffusione tramite i canali della Società Teosofica Italiana lo inserisce in un percorso di condivisione che trova in voi una forte risonanza. Il titolo dell'intervento che terremo io e Cinzia Carrus, è Giuseppe Bosich nell'arte oltre l'arte e vedremo quali sono i punti di contatto tra il percorso di vita di Giuseppe, il suo percorso artistico e l'insegnamento teosofico. Lo faremo anche grazie al contributo filmato di Paolo Sirena e Flaminia Fanari, che hanno avuto con Bosich stretti contatti e ne possono testimoniare l'evoluzione artistica oltre che la caratura umana. Noi lavoriamo al recupero e alla valorizzazione della memoria storica, ma in questo caso siamo stati testimoni anche della reminiscenza, della memoria dell'anima che Giuseppe ha condensato nel suo idioletto ed è stroiettato nel vastissimo arco della sua produzione artistica. Proprio attraverso questo intreccio di memorie vi racconteremo in breve la storia di Giuseppe, che coerentemente con la visione teosofica ha sentito l'esigenza di elevarsi, sforzarsi per un'elevazione nella consapevolezza di essere emanazione della divinità e che sia orientato sulla via del ritorno all'origine. La dichiarazione di intenti della Società Teosofica parla di servire l'umanità dedicandosi a una sempre più profonda comprensione e realizzazione dell'eterna saggezza e alla propria trasformazione spirituale nel segno dell'unità della vita. L'autotrasformazione è quindi il più elevato potenziale umano ed è la liberazione della coscienza universale dai limiti della personalità. Sappiamo che chi ha avuto questa esperienza passa la vita aiutando gli altri a coltivare questa stessa consapevolezza. Come ci insegna Annie Besant in Sapienza Antica, l'evoluzione spirituale si compie diventando divino in atto come lo è sempre stato in potenza. E questo in estrema sintesi è ciò che ha fatto Giuseppe. Una volta che ha preso coscienza della nostra natura divina, è divenuto l'insegnamento stesso e ha espanso questa consapevolezza con il dono della grazia. Lo ha fatto tramite un lavoro basato sull'azione, sul mettersi in opera, in quel labor interior che ha caratterizzato il suo percorso, in un rapporto simbionte tra la sua vita e la sua arte, poi culminato in un'identità che ha fatto di Giuseppe stesso un'opera d'arte. Anche in accordo col significato etimologico offerto da Pier Giorgio Parola, dal sanscrito ar, che allude all'andare, al mettersi in moto, all'inviaggiarsi. Ognuno di noi è alla ricerca di qualcosa e nonostante possa sembrare che tutti cerchiamo cose differenti, in realtà inseguiamo tutti la stessa cosa, le nostre origini, il chi siamo. Il metodo di ricerca di Giuseppe è di respiro teosofico, ovvero è basato sull'antico motto «conosci te stesso», non inteso come capisciti mentalmente, ma come una pratica incessante dell'esperienza di sé, che fa riferimento al metodo socratico e alla maieutica, ad un'osservazione neutrale come strumento di vera comprensione del reale, perché soltanto una mente libera può veramente vedere. E se il trinomio osservazione, maieutica, meditazione come abbattimento della barriera tra osservatore e cosa osservata ci riporta al messaggio di Krishnamurti, possiamo constatare anche una perfetta sovrapponibilità dell'opera di Giuseppe con le quattro idee basilari espresse nei fondamenti di filosofia esoterica dagli scritti di Elena Petrovna Blavatsky. La fondamentale unità di tutta l'esistenza, non esiste materia morta, l'uomo come microcosmo coincidente con il macrocosmo, l'assioma ermetico che riassume e sintetizza tutte le altre, come l'interno così è l'esterno, come il grande così è il piccolo, come sopra così è sotto, ci sono un'unica vita e un'unica legge, e chi opera è uno. Come avete potuto evincere dall'interpretazione critica che lo stesso Giuseppe ha fornito a proposito dell'opera raccoglitrice spagirica, in esse sono compresenti sia una condizione di radicamento all'aspetto fisico che una scala che è necessario salire per elevarsi. In questo senso rilevo un riferimento a ciò che Blavatsky nel glossario teosofico indica con il termine antacarana.
Come ricorda Antonio Girardi, è un concetto in grado di farci comprendere quanto importante sia prendere coscienza della connessione che esiste tra la parte dell'essere umano più legata agli aspetti fisici, eterici, emotivi e mentali concreti, con quella che collega al mondo delle idee, degli archetipi e dell'intuizione. Antakarana, quindi, come un sentiero o ponte fra il manas superiore e quello inferiore, l'ego divino e l'anima personale dell'uomo, un mezzo di comunicazione tra i due. Ancora una volta torniamo al concetto di elevazione, di ritorno alle origini, di unità. Se è vero che le nuove esperienze creano nuove sinapsi, a proposito del mio primo incontro con Giuseppe e la sua arte, devo ammettere che ha avuto un ruolo implicante nel mio percorso di ricerca e scoperta. Facendomi da specchio, ha aperto in me nuovi orizzonti coscienziali, nuove possibili strade da percorrere lungo la via per la consapevolezza. Approfondire la sua conoscenza e studiare la sua opera ha catalizzato questo processo tramite il linguaggio simbolico e quello dei miti, facilitando così il contatto con il mondo universale attraverso le chiavi di epos, ethos e pathos. Sono profondamente felice di averlo incontrato e conosciuto, e gli sono grato per la generosità con cui ha offerto il suo stato di coscienza, perché ricordiamolo, ognuno di noi è ambasciatore di uno stato di coscienza. E la ricchezza sta proprio nella condivisione, una condivisione di cui Giuseppe è stato particolarmente promotore e che era spesso foriera di quell'intuizione che rivela la verità in un baleno, non nei particolari, ma in un tutto integrale. Ora vorrei concludere questa breve relazione con una citazione tratta da La felicità per voi ora, Edizioni Teosofiche Italiane. Il capitolo Costante consapevolezza si apre con una citazione di Kutumi. Se egli non si stanca di provare, scoprirà il più nobile di tutti i fatti, il suo vero sé. Grazie per la vostra attenzione. Buongiorno a tutti. Anch'io voglio subito ringraziare la Società Teosofica Italiana per l'invito graditissimo a svolgere questa relazione in un seminario dal tema a noi particolarmente caro. Vi presento brevemente alcuni dettagli riguardanti il progetto integrale di cui avete appena visto una sintesi in anteprima assoluta. Come avete già potuto apprendere dai racconti di Nicola, entrambi amiamo l'arte di Giuseppe Bosic. Avevamo espresso più e più volte tra noi due il desiderio di intervistare Giuseppe e realizzare un'opera attraverso la quale mettere a disposizione una testimonianza audiovisiva riguardante l'arte di Bosic nelle sue sfaccettature. Naturalmente, è appena il caso di dirlo, senza l'ambizione dell'esaustività. Questo anche perché le sue opere in sé in realtà sono intestimoniabili. Ciascuna sua opera è un luogo, come direbbe Carmelo Bene. Realizzare un documentario ci sembrava il minimo, data l'importanza della sua arte e della sua immensa capacità di trasmettere non solo le tecniche più complesse, nel suo darsi totalmente, senza filtri, come insegnante, ma anche la sua condivisione, parimenti totale, delle sue varie vite, possiamo dire, dedicate alla ricerca e poi alla mera accoglienza di quella verità senza sentiero, come diceva il nostro caro Krishnamurti, aprendosi ad essa. Bosic, infatti, ha esplorato diversi sentieri, ma senza pietrificarsi, come diceva lui, usava spesso questo termine perché rende bene l'idea, senza identificarsi in una dottrina o in un percorso specifico, vivendo ciascuno come uno strumento, più che altro, diciamo, uno strumento di conoscenza e di emancipazione. Bosic riusciva a trasmettere quanto fosse fondamentale non cristallizzarsi in questo o quel metodo, così come in qualsiasi sentiero, in quanto l'identificazione in uno di questi implica separazione e conflitto. Il suo non era un approccio consumistico ad una corrente, dottrina, eccetera, è bene sottolinearlo. Non era la ricerca di una squadra per cui tifare o qualcosa per passare il tempo, un riempitivo o una qualche forma di consolazione, e nemmeno la ricerca di una ricetta per realizzare delle opere capaci di intercettare, diciamo, un determinato zeitgeist, potremmo dire, cioè lo spirito del tempo, o anche solo una moda, con il fine di assicurarsi più chance di essere vendute. Questi approcci a Bosic non interessavano semplicemente.
Tante delle persone che hanno partecipato alle sue lezioni, eventi o che sporadicamente si sono relazionate a lui hanno dunque trovato qualcosa oltre la mera trasmissione dei segreti per apprendere e perfezionare una tecnica, seppur necessaria, chiaro. Infatti lui era abilissimo in tecniche anche molto complesse. Bosic non ti vendeva qualcosa né ti incitava ad imparare a vendere. E qui potremmo anche ricollegarci alla splendida relazione di ieri di Roberto Floreani, alla questione intorno a prezzo, valore, ad esempio. Per Bosic era fondamentale liberarsi dai condizionamenti, essere compassionevole, entrare in risonanza con l'altro da sé, meglio, l'apparente altro da sé, prendere atto dell'uno che siamo, conoscere l'ego e andare oltre, superando i dualismi. Questo trasmetteva alle persone che in lui in qualche modo si imbattevano. Ecco perché non potevamo che intitolare questa nostra relazione L'ha reso il cubo, Giuseppe Bosic nell'arte oltre l'arte. Bosic ha spaziato dal disegno, alla pittura, all'incisione, alla scultura, sempre con grazia, con l'approccio appena descritto, senza il compiacimento di aver raggiunto un traguardo, un riconoscimento, una popolarità. Diciamo che siamo in buona compagnia nel nostro essere affascinati e rapiti dall'opera di Giuseppe. Infatti molti grandi artisti e storici dell'arte hanno conosciuto e amato Bosic. Bosic, ad esempio, conobbe e rimase in contatto con Maurice Henri, il quale si era molto interessato alla sua opera, così come Vincenzo Accame, Francesco Messina, Ibrahim Kodra hanno fatto esperienza con lui. E ancora Luigi Dalla Vigna, quest'ultimo era stato anche il suo tramite per la sua iniziazione massonica. Renzo Modesti, critico d'arte e poeta, curò il testo critico del catalogo Bosic Opere Multiple, grafica e sculture dal 1966 al 1980. Potrei andare avanti. Per chi non conoscesse questi nomi non posso fare a meno di invitarvi a cercarli. Ora, per brevità, non apro parentesi, anche se sarebbe estremamente interessante perché, come potete intuire, non è una semplice esibizione di figure importanti. Ma ciò che è il risultato da questi incontri, da tali scambi tra artisti tutti molto particolari, diversi tra loro, ma con sostanziose comunanze. Giuseppe, infatti, come avete sentito poco fa attraverso le sue stesse parole, ha vissuto un'intensa esperienza massonica, ma non solo. L'esperienza con il martinismo, con la chiesa gnostica e con il Lectorium Rosicrucianum, di cui faceva ancora parte durante le riprese del documentario. Nel documentario integrale, ovviamente, racconta in maniera un po' più ampia di queste esperienze. Prima accennavo al fatto che avevamo espresso il desiderio di realizzare un documentario su e con Bosic. E il desiderio si realizzò nel 2016, a seguito dell'invito dello stesso Bosic ad andare a visitarlo nel suo atelier e approfondire certi temi. E immaginate la nostra gioia. Venendo appunto al documentario e alla sua struttura, ne abbiamo realizzato due versioni. Una versione contiene l'intervista integrale, articolata in due capitoli da un'ora ciascuno, quindi 2 ore in totale. Nel primo Giuseppe racconta la sua vita, il suo approccio all'arte e alla spiritualità e le sue esperienze iniziatiche. Nel secondo capitolo invece ci porta in viaggio nelle tra le sue opere, tra le quali una è visibile, commentata da Giuseppe nella prima fase del disegno. La seconda versione invece è una sintesi dei due capitoli e dura 50 minuti. Vi lascio immaginare quanto sia stato complesso effettuare questa selezione. Immaginate realizzare l'ulteriore sintesi che avete visto oggi di 10 minuti. Anche le versioni che ho appena menzionato beneficiano della bellissima colonna sonora originale composta dai due musicisti, dei compositori Mattias e Oscar Quiroz Arias. Tra poco vi mostreremo due importantissimi contributi, di quali a parlare di Bosic sono Paolo Sirena, direttore museale, e Flamina Fanari, critica d'arte, che ringraziamo tanto. Perché i loro contributi siano così importanti ve ne renderete conto appena li ascolterete, ma vi anticipo che sono stati fondamentali nel nuovo corso, quello della rinascita di Giuseppe dopo l'incendio che distrusse il suo atelier, con i suoi disegni, i suoi dipinti, le stampe, tutto. Aghilarza, centro della Sardegna, quindi dal 2003 in poi. La loro collaborazione, la loro amicizia ha segnato profondamente questo nuovo corso. Oltre che nell'organizzazione, nella curatela di mostre, anche con libri come Letture simboliche, Interpretazioni critiche,
i testi critici per il ciclo Commedia, dedicato alla Commedia di Dante. Sia attraverso Paolo Sirena che Flaminio Fanari si evidenzia la peculiarità del Bosic alchimista e del Bosic maestro sui generis, in vari sensi. Quel Bosic ben rappresentato dal suo inquieto ma giro entro me stesso cercando l'uscita, ha visto la rinascita, la trasformazione in una nuova apertura e sensibilità. Ma non voglio anticipare altro, anche perché è essenziale ascoltare direttamente la preziosissima testimonianza di Paolo Sirena e Flaminio Fanari. Grazie. Io e Paolo Sirena abbiamo conosciuto inizialmente Giuseppe Bosic attraverso le sue opere a stampa, quando all'Università di Cagliari abbiamo studiato le tecniche incisorie proprio a partire dalle sue incisioni. Lui teneva dei corsi, ma in quell'anno non aveva tenuto dei corsi diretti all'università e quindi collaborava con la docente Maria Grazia Scanonaizza, che aveva la cattedra di storia del disegno e incisione grafica. Erano gli anni 90, all'incirca la metà. Le sue incisioni hanno lasciato in noi il segno e hanno suscitato l'interesse di un'intera generazione di studenti, non solo per la perizia tecnica, ma anche per le tematiche, i simboli tutti da decifrare e il particolare linguaggio utilizzato. Soltanto quando l'ho conosciuto personalmente nel 2003, in una mostra curata da Paolo, sono riuscita a dare un nome e un senso alle sue figurazioni. I fiori di carne, ad esempio, che sono dei fiori umanizzati che vagano per il mondo alla ricerca di qualcosa, alla ricerca di qualcuno, pensavo, ma alla fine sono alla ricerca di se stessi. O i tessuti di umanità, con l'interazione di volti sovrapposti, che esprimeva un'entità collettiva, memoria del passato, dal momento che le rughe e le borse sotto gli occhi indicano il peso e la fatica dei previssuti che si portano dietro. E ancora la lumaca benedicente, che in realtà è una chiocciola. È un elemento ricorrente che sigla molti dei suoi lavori, un motivo talmente caro all'artista da essere raffigurato nel suo biglietto da visita accanto al suo nome. Per Bosic simboleggia quella condizione nomadica di chi si apre al mondo portandosi dietro la casa, che è un fardello ma anche un rifugio allo stesso tempo. La chiocciola è già di per sé un simbolo complesso, perché è ermafrodita e si polarizza come vuole, ed è una scala da cui, a seconda dei casi, si può discendere e talvolta cadere, oppure salire per innalzarsi. La chiocciola di Bosic procede lentamente, ma risoluta, anteponendo il vessillo della scansione trinitaria delle dita che bene dicono, invocano il bene, integrando la parola nel gesto. Il viaggio di Bosic avviene nel suo labirinto interiore ed è un viaggio alla ricerca della verità, un viaggio di purificazione e redenzione. Questo aspetto emerge in modo più evidente nelle 36 opere di Commedia, che è il risultato della ricerca di Bosic sui significati esoterici presenti all'interno della Divina Commedia, che viene appunto riletta, reinterpretata e tradotta nelle sue consuete immagini. Il titolo veniva spiegato da Antonia Gresti, scomponendolo in com, col significato di resurrezione, ed, cioè il patto con l'Eterno, e ya, suffisso evocante il nome impronunciabile del Dio del Vecchio Testamento. Il viaggio di Bosic però non coincide con quello di Dante, seppur si guardino da vicino, perché quello di Bosic avviene attraverso il cammino rosacrociano, volto alla riattivazione dell'atomo scintilla di spirito e alla purificazione del corpo, affinché, così diceva, si possa risvegliare la coscienza dell'uomo nuovo che è in noi. Nel ciclo pittorico di Commedia, ma anche in tutti gli altri suoi lavori, il viaggio si prefigura come un percorso di iniziazione, velato, svelato e rivelato dai simboli, che di volta in volta si associano nella sua interpretazione figurativa. L'idea del cammino, del percorso, del viaggio, porta sempre con sé un'idea di trasformazione, l'idea del cambiamento, del passaggio di stato. Da una condizione iniziale si passa a una finale solo se avviene una conversione, un mutamento di pensiero e di prospettiva. Nell'arte di Bosic tutto si trasforma ed è in fieri, tutto si muove. Anche la lumaca benedicente, cui è connaturato il simbolo della spirale, esprime questi concetti di dinamismo e di ciclicità intesa come rinnovamento. Il movimento è l'inquietudine che cerca la quiete. Giuseppe non si stancava mai di rispondere alle domande che gli venivano rivolte in occasione delle mostre, nel privato del suo studio, oppure negli incontri di varia natura.
le incessanti domande sulle simbologie e i significati delle sue opere lo portavano a sciogliersi in un fiume di parole. Parlava di alchimia, massoneria e cabala come di strumenti d'indagine e senza mai porre confini lapidari tra i saperi e le diverse discipline. Inanellava concetti sull'edificazione di sé, sulla trasformazione dei metalli vili in oro e contemporaneamente, ma ad un altro livello, sul passaggio dell'iniziato da una condizione vile a una, per così dire, nobile, spiritualizzata, perché era svincolata dalle impurità terrene. Parlava di mondi sommersi e di viaggi astrali, del cammino sulle acque superiori e della possibilità di seguire una delle due vie, la via umida o la via secca, ma diceva anche che era meglio scegliere la via di mezzo tra le due, operando in equilibrio tra rigore e misericordia, tra ragione ed emozione, tra intelletto e passione. Parlava di sé, ma in realtà rifletteva sull'uomo e sulla sua condizione decaduta. Riusciva a spiegare il proprio mondo figurativo e concettuale con eloquente chiarezza e, se necessario, attraverso disegni ed esempi spesso tratti dal mito. Quando finiva di parlare si aveva l'impressione di aver capito tutto, anche come un cubo grezzo poi lavorato potesse incubare una rosa, mentre in realtà la luce che rischiarava la mente accendeva soltanto ulteriori domande e stimolava a intraprendere una ricerca personale per conoscere, ma conoscere per capire e capire per osare, fare i propri passi e acquistare consapevolezza. Al termine del suo lungo e inebriante discorso ti guardava, alzava le spalle e con l'umile serenità di un sorriso diceva: e niente, tutto qui. Io sono laureato in storia del disegno, dell'incisione, della grafica, che era una cattedra molto particolare, oggi purtroppo soppressa, dove si studiava la storia dei grandi incisori sardi. Giuseppe era inserito all'interno dei grandi incisori sardi e lui lo era soprattutto per alcune tecniche particolari, come l'acqua forte, l'acqua tinta e soprattutto la colorazione di queste opere attraverso il metodo del Poupée. Da giovane studente universitario ho sempre apprezzato quella che era la sua tecnica, che era una tecnica legata alla chimica, ma soprattutto all'alchimia. Ma io ho capito solo più avanti, quando l'ho conosciuto, la forza di questa sua tecnica e di come questa sua tecnica era legata al suo pensiero più profondo. Poi, continuando con i miei studi, una volta laureato, ho fatto master stage all'estero, in Francia, eccetera, sono diventato direttore di un museo, il Museo di Sagrona Rubia, al centro della Sardegna, che era specializzato in organizzazione di grandi mostre: Dalì, Goya, Miró, Picasso, i dinosauri, tante grandi mostre, gli Etruschi. E tra le varie mostre che ho organizzato, a un certo punto avevo chiesto a vari artisti sardi, tra cui Giuseppe, di organizzare una mostra. Lì ebbi l'occasione di conoscerlo per la prima volta. E questa fu un'esperienza importantissima per me, perché entrai all'interno del suo mondo. Io credo che ogni artista, per essere artista, ti deve insegnare un nuovo modo di vedere le cose che tu vedi tutti i giorni. Se un artista ti insegna a vedere in una maniera nuova, con i suoi occhi, allora è veramente un artista. E questo è successo con lui. Non perché lo conoscessi dagli studi universitari, ma perché veramente l'aspetto personale ha prevalso. E l'aspetto soprattutto di quelle discussioni che poi abbiamo avuto, che ci hanno accompagnato per più di 20 anni in un sodalizio che ci ha visto impegnati nella scrittura dei libri, nella scrittura del suo volume, letture simboliche, interpretazioni critiche e in tantissime altre mostre, in tantissimi altri eventi. Considero lui un amico, un padre, un maestro, tante cose. La mostra del 2003 si chiamava INRI ed era stata fatta in occasione della Pasqua, quindi della Resurrezione. Quindi era una dedica alla Resurrezione e quindi al cambiamento. Bozic veniva da
un momento difficilissimo. Aveva avuto un incendio che aveva distrutto completamente il suo atelier. Le incisioni, le carte, le tele erano state completamente distrutte. Da questa distruzione del suo atelier, lui era rinato come un'araba fenice e aveva cambiato anche una sua forma artistica. Aveva inserito all'interno delle sue opere un arcobaleno di colori. Inri per lui era Igne Natura Renovatur Integra, cioè col fuoco la natura si rinnova integralmente, e lì lui aveva rinnovato la sua natura. Lui ha deciso di rivelarsi, svelarsi, ha deciso di svelare quelli che erano i suoi segreti, compreso l'appartenenza alla massoneria, il fatto che lui fosse rosacrociano, il fatto che lui fosse portatore di un simbolismo particolare, lo ha voluto rivelare ai più. È stato un periodo importantissimo per lui, il periodo della riconversione, probabilmente della resurrezione, della rinascita che lui ha voluto fare. Da questa mostra ne è nato un libro, da questa mostra ne sono nati appunto tanti eventi che abbiamo condiviso assieme. Il discorso alchemico, e quindi la trasformazione della materia, dell'utilizzo dell'alchimia per cambiare lo stato del proprio essere, è stato per lui un processo importante. Lui lo viveva da un lato praticamente dal punto di vista artistico, ma dall'altro lo viveva dal punto di vista umano, cioè come un cambiamento che lui doveva fare per se stesso, per migliorare se stesso verso un mondo altro, un mondo al quale lui tendeva, al quale bisogna tendere. Quindi il suo fare artistico coincideva perfettamente col suo essere spirituale, e questo è uno degli insegnamenti più grandi che mi ha dato. Tutto un processo di grande sviluppo che poi ognuno deve applicare a se stesso, al proprio percorso di vita, perché l'alchimia altro non è che partire dalla materia prima, che è la materia grezza, la materia, in modo che questa materia possa essere trasformata. Nell'alchimia si parla di trasformazione del piombo, ciò che siamo, in oro, ciò che potremmo essere se il percorso viene non teorizzato ma vissuto davvero. E le basi di questa trasformazione avvengono proprio in paradiso, attraverso la purificazione del sangue, la purificazione del sistema nervoso, la purificazione del sistema endocrino, la purificazione del fuoco del serpente, sino ad arrivare a un fuoco coscienziale illuminato che si può rapportare allo spirito. Un'altra testimonianza importante è quella di Giuseppe Bosic come intellettuale. Un intellettuale impegnato nella divulgazione dell'arte, non solo del suo messaggio, ma anche della divulgazione dell'arte in generale, come strumento di comunicazione. Lui era presidente di un'associazione prestigiosa che si chiamava Gli Amici dell'Arte, e assieme agli artisti di questa associazione ha organizzato tantissimi eventi. Ma dietro l'arte di Bosic c'era tutto un mondo che lui raccontava durante anche le serate conviviali, e che serviva a trasmettere tutti questi concetti, e quei suoi concetti, lo posso testimoniare, e anche il suo fare artistico ha influenzato tante, tante generazioni di artisti e tante generazioni di intellettuali. Giuseppe Bosic, dopo aver frequentato appunto gli ambienti artistici milanesi, dove si è formato e dove ha acquisito determinate, insomma, conoscenze, tra l'altro era anche alcune sue opere sono state battute all'asta, insomma è diventato quindi importante da questo punto di vista, poi ha scelto la Sardegna come sua patria. Ha scelto di ritornare in Sardegna, dove c'erano le sue origini, prima a Tempio e poi si è trasferito a Ghilarza,
dove insomma ha creato il suo studio, la sua associazione degli amici dell'arte al centro della Sardegna, e da lì ha diramato tutta la sua conoscenza, la sua arte, realizzando più di 800 mostre in tutta la sua vita, quindi stiamo parlando di un'enormità. Il ruolo di Giuseppe, oltre a quello di essere un artista insomma riconosciuto di fama internazionale, è quello di essere stato anche una persona molto generosa nel voler trasmettere le proprie conoscenze nel tessuto sociale dove lui ha deciso di vivere, che è la Sardegna, e lì ha trasmesso la sua arte, le sue conoscenze, le sue capacità a tanti giovani artisti, a tanti giovani intellettuali che poi ne hanno fatto tesoro. Ricordiamo che lui non era solo un artista, era anche un poeta, era anche appunto un intellettuale e un ricercatore fondamentalmente. Quindi quello che è stata la sua ricerca personale e interiore è poi diventata anche un modo di pensare, di vedere le cose condiviso da altri artisti, che poi non necessariamente hanno seguito le sue teorie, però in un certo senso non ne possono prescindere.